l'importante era vincerlo e così è stato. Giocavamo senza Michelone, quindi abbiamo preparato la gara in un modo differente, sapevamo delle difficoltà. Per me è stato un derby particolare perché è stata la prima volta da ex, visto che all'andata non ho giocato, e non è stata facile, è stata molto dura. Loro hanno avuto un buon gioco, soprattutto in difesa ci hanno messo molto in difficoltà perché hanno fatto un pressing forte, hanno messo le mani addosso dall'inizio alla fine della gara, però secondo me poi alla fine sono emerse le qualità individuali da parte nostra e alcune carenze, alcuni punti deboli che loro hanno dall'inizio dell'anno. Secondo me ogni crescita dietro porta un grande lavoro, perché determinante è costruire la gara del sabato giorno dopo giorno. Io vedo i ragazzi allenarsi tutti i giorni e ci mettiamo anima e cuore, quindi sì, da una parte sì, ero convinto di questo. Alcuni li conoscevo a malapena, altri invece li conosco da anni. E posso dire che la squadra costruisce alle vittorie dal lunedì al sabato e non il sabato mattina. Sì, è una società molto con molta voglia di dimostrare, con molta voglia di crescere. Per me è stata un'emozione nuova perché a Roma avevo militato esclusivamente al Visnova e 2 anni solamente nella Lazio. Posso dire che il campionato non è finito, comincia adesso. Beh, io mi trovo molto bene con i ragazzi giovani perché riescono a trasmettermi voglia di andare avanti, voglia di rimettermi in gioco, perché io credo che ogni giovane ha bisogno di una piccola scintilla. Sono pochi quelli là che ci nascono e io ho fatto sempre questo ruolo, quindi i ragazzi più giovani, da Michele, da Francesco, ma da tutti quanti, credo che con loro ho un grande rapporto. A me piace la pallanuoto palla in mano, quindi da schierati, molto tattica, molto equilibrata, poco a dinamismo, però dove la palla viaggia veloce, dove c'è l'intuizione geniale del giocatore bravo e dove le caratteristiche di un gioco equilibrato emergono in maniera più determinante. Beh, io ho avuto il piacere e l'onore di giocare con Gošić, capitano della Serbia che ha vinto tutto quanto negli ultimi anni. Eravamo a Latina insieme, lui è stato un po' il mio punto di riferimento per una crescita, diciamo dai 22 anni in poi. Ho preso molto da lui, mi ha dato molto sia a livello tecnico che a livello tattico. Quindi forse lui è stato il giocatore a cui ho dato più la mia impronta di gioco.